Lo Sport, in collaborazione con... Da Pegaso, la qualità incontra risparmio. Solo da noi, i migliori mobili artigianali veneti, scontati oltre il 50%. Mobili in arte povera, rustici, in legno massiccio, anche con finiture a richiesta. Noce, naturale, laccati, decappati. Pegaso, mobili per sempre. Nel secondo match del triangolare della Coppa Italia di eccellenza, il Casale ha superato per 2-1 la Valemado, mettendo un'ipoteca sul passaggio del turno. Dopo il pareggio per 1-1 nel primo incontro tra i Valenzani e il Tortona, i nerostellati salgono così a quota 3 punti in vetta alla classifica e ora per il passaggio del turno basterà non perdere contro i tortonesi nell'ultima gara in programma il 9 settembre. Allo Stadio Palli, dopo un primo tempo equilibrato e con un paio di occasioni per parte, i padroni di casa escono nella ripresa, passando in vantaggio con Sinato. Bernardo pareggia per gli ospiti, ma poi ancora Sinato a segnare il gol vittoria per i suoi, dimostrando quanto un attaccante efficace sotto porta possa fare la differenza in categoria. Domenica di nuovo tutti in campo per la prima giornata del campionato d'eccellenza 2015-2016. Dal calcio al tennis, si avvicina l'appuntamento con il Master delle US Open, con i match del programma principale in programma a partire dal prossimo 31 agosto. Non prenderà parte al torneo l'alessandrino Matteo Donati, sconfitto nel primo turno di qualificazioni, dalla testa di serie numero 1, il francese Paul-Henri Mathieu, attuale numero 80 del mondo. In trasalpino ha vinto l'incontro con il punteggio di 6-3-7-6. Lo Sport, in collaborazione con Pegaso, mobili per sempre. Sulla strada statale Novi Alessandria, aperti anche la domenica pomeriggio. Il meteo, in collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenze e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. Dal 27 al 30 agosto non prendete impegni. Ad Alluvioni Cambiò vi aspetta la 38esima Sagra del Sedano. Saranno 6 giorni di puro divertimento tra storia, tradizioni, enogastronomia, banco di beneficenza ed un'interessantissima mostra a 100 anni dalla Grande Guerra. Tutte le sere dalle ore 19.30, perfetto ristorante campagnolo con max grigliata e tutti i piatti tipici alluvionesi, in perfetto matrimonio con le storiche etichette del territorio. Da non perdere le serate danzanti con musica dal vivo ed ingresso libero. Per tutti l'appuntamento è ad Alluvioni Cambiò dal 27 al 30 agosto per la 38esima Sagra del Sedano, organizzata dall'Associazione Insieme per Alluvioni con la collaborazione della SOMS e il patrocinio del Comune.